quando i deputati 5 Stelle vengono a evidenziare come le famiglie si stiano impoverendo, beh, questo cozza, come talvolta accade, contro la realtà dei fatti e dei numeri. Pensate, in un tempo di crisi le famiglie italiane hanno visto crescere i propri risparmi da 3,5 triliardi di euro a 3,9 dal 2012 al 2014. Perché è accaduto questo? È accaduto questo perché l'economia italiana, mi perdonerà il Parlamento se sono costretto a rispondere anche su questioni domestiche, vive una fase di terrore, di preoccupazione. I messaggi che arrivano sono messaggi improntati non semplicemente all'austerity, che è dibattito filosofico-culturale che potremmo a lungo tenere, ma al terrore e alla paura del futuro, a considerare il futuro come una minaccia. E quindi arriviamo al paradosso che in questi mesi l'Italia ha visto aumentare i propri risparmi e i propri denari. Le famiglie si stanno paradossalmente arricchendo perché hanno preoccupazione e paura. Gamme, refuser aucune facilité, écarter toute surenchère. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Il y a deux ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie, je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué en me sollicitant qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça à cette... J'ai évidemment dit le contraire, j'ai dit, écoutez, moi je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but, hein? Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser Bachar, c'était quoi le but? Je vais vous dire, la finalité. Mais dans le but très simple. Mais le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit, on essaiera de s'entendre avec le ministre, premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout, mais il faut le savoir. Noi siamo a una svolta della storia, stiamo, come dire, la storia sta facendo un tornante, la globalizzazione sta presentando a tutto il mondo il suo conto, che non è un conto positivo. Io non ho mai pensato che fosse possibile bloccarla, ho sempre pensato che sia stata una pazzia fatta da pazzi autentici, gli illuminati, i fanatici, lanciarla di colpo. In pochi anni un processo che doveva essere fatto in decenni. Più saggiamente, come è sempre stato nella storia dell'umanità. Ma negli anni 90 chi governava, una setta di pazzi illuminati e fanatici, ha deciso che il mondo doveva andare, era la terza via di Clinton, era quel mondo, era il mondo della Walmart, il supermercato americano, insomma, credo che i disastri stanno arrivando. Allora, appartiene alla stessa setta di illuminati che lui ha descritto come la rovina dell'umanità, la setta Clinton, quelli lì, insomma... Sì. Comunque si sono tutti convertiti, gli illuminati, vediamo sulla via del tremontismo. Ma io vorrei no, dire... Clinton no, infatti è rimasto di quell'idea. È rimasto cattivo, sì. Lei cos'è? Mio malgrado è un cliente San Paolo. E ce l'ha spesso in banca? Beh, sì. Vabbè, ma allora è un masochista. No, è che devo chiedere un mutuo, quanto è il vostro cachet? Sì, ma tipo un milione di euro? Me coglioni quanti soldi prendete! Ma voi tre venduti non eravate una voce alternativa? Vogliamo parlare di signoraggio? Ma sì, il grande concorso, signore e signori, il signoraggio si ignora. Partecipare è facile. Se sei la Banca Centrale Europea S.P.A., divertiti a stampare gli euro spendendo solo 30 centesimi per ogni banconota e prestali ad ogni nazione della comunità per il suo valore facciale. La comune carta stampata che ci presterai non ha nessuna copertura in oro e noi saremo più che felici di restituirtela indietro al valore nominale più gli interessi attraverso le tasse. Il gioco è fatto. Il debito pubblico sarà solo il debito che avremo noi nei confronti delle banche. E adesso dove va? A farmi fottere. Banche. Sempre a quel è al tuo servizio. Ci si richiede dunque un nuovo sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori dei confini della stessa Europa,
per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Dobbiamo così rendere meglio compatibile la necessaria assunzione di responsabilità anche militari da parte del nostro Paese nell'ambito della comunità internazionale con le difficoltà di fondo della nostra finanza pubblica. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile e conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement rispettate, che si facciano rispettare, che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati. Oggi abbiamo in Europa troppi governi che si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata, la capacità di azione, le risorse e l'indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in un'economia anche solo liberale.